Bentornati su Oblivion, ragazzi. Sono sempre Yaxit e oggi diciamo che ho deciso di interrompere il nostro ciclo di chiusura di cancelli di Oblivion per portare a termine quella breve missione che abbiamo scoperto la volta scorsa, Mazzoga l'Orco. È una missione molto molto semplice, ma comunque boh, la facciamo, tanto non ci prenderà tanto tempo. E poi dopo torneremo a chiudere i cancelli di Oblivion come abbiamo fatto nell'episodio precedente e forse anche quello prima. Allora, intanto una news dalla nostra community, una cosa che non vi è ancora stata svelata e un po' ve la spoilerò io, ma poi faremo comunque un video ufficiale, quindi non vi preoccupate. Stiamo per finalmente, dopo un grandissimo e lunghissimo lavoro, lanciare il nuovo sito, quindi tenetevi pronti perché nei prossimi giorni ci sarà un video dedicato e lo metteremo finalmente online. Comunque, tornando al nostro fantastico gameplay, questa orchestra ci ha mandato a chiamare Webna, che è uno che conosce lei. E noi dobbiamo parlarci. Webna è un argoniano ed è, ecco, io vi giuro che sempre, sempre, tutte le volte che facevo questa missione, entravo qua dentro, parlavo con questa e poi me ne uscivo perché non riuscivo a vederlo. Perché guardate il messo lì con dietro la razza, non si riconosce proprio. È assurdo. Mi è capitato spesso proprio di non vederlo. Allora, questo la insegue. Potrebbe capitare che lui non voglia andare e dovrete corromperlo. Si vede che io ho un ottimo livello di oratoria. Ravanello? Oh, io amo i ravanelli. Bene, mi sono preso e adesso mi mangio i ravanelli. Questo era un puro sfizio, ma siccome mi piacciono troppo, non potevo farne a meno. Ah, che buoni. Perfetto, dopo questa cosa inutile. Proviamo ad aspettare un'ora a vedere se in un'ora riesce ad arrivare al castello. Da solo, o seppure dobbiamo seguirlo passo passo. No, ce l'ha fatta, perfetto. Allora adesso corriamo anche noi. E andiamo a sentire cosa hanno da dire quei due. Vi ricordo che se voi aspettate quasi sempre in Oblivion, poi ci sono dovute eccezioni, ma per come è fatto, se voi tipo aspettasse 24 ore prima di tornare al castello, alla fine lo vedrete sempre lì, senza che non è ancora arrivato praticamente. Cioè, appena arrivato, non capita che abbia parlato se ne sia già andato. Bene, hanno parlato, quindi intanto un giro di... grazie, volevo far vedere la tua armatura, ma se continui a puntarmi faccia così non gliela faccio vedere. Non importa, ha una bellissima armatura dedica comunque. Questa vuole essere portata alla roccia del pescatore. Perché? Non mi ricordo più perché c'è un... Ah sì, vuole ammazzare uno tipo. Vuole parlare uno. Ecco, parlo e poi lo ammazzo. Parlare e poi spaccare e rompere. Sì. Comunque, vieni, questo adesso vi segue o può aspettare a seconda di dove siete. Se voi voleste... Vedete che intanto non si può... cioè, questa qua non è un personaggio che rinasce, quindi se voi lo ammazzate... Ah, già che ero in mezzo invisibile. Se voi lo ammazzate, cosa che adesso provo a fare? Lei muore e la missione fallisce. Quindi, lei non deve morire, ok? Questo ve l'ho solo fatto vedere per chiarirlo. E se no fallisce la missione, vabbè, niente. Non è che questa missione vi faccia guadagnare particolari dosi di denaro. Forse si guadagna un'onorificenza e poco altro. Comunque, siamo arrivati all'accampamento che avevo già scoperto in precedenza. E ora un po' di chiacchierata. Che sembra... Io già so che si trasformerà in massacro, quindi mano alla spada. E magari vi nascondete dietro uno. Così potete beccarlo di soppiatto. Questo qua è... Adesso tirano fuori le spade e si ammazzano. 3, 2. Hanno iniziato a combattere, esatto. Ok, via uno. Via l'altro. E questo ca schifoso così. Laggiù c'è un arciere che vuole essere bombardato di fuoco. Tutti i banditi sono morti. A me non sembra che questo sia morto, sinceramente. Cavolo, no, 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 ecco perché non è morto. È un guardiaboschi della legione. Non dovevo ucciderlo, però sono stato costretto.
Allora, questo è successo perché il guardiaboschi è passato nel posto sbagliato, ok? E quindi è stato costretto, vedendo questa che attaccava gli altri, ad attaccarla. Io l'ho ucciso, ma non sono stato arrestato, quindi. Bene, prendiamo la torcia, prendiamo le frecce. Ok, ora torneremo. Beh, se vogliamo possiamo intanto dare uno sguardo a questi. Cos'hanno questi? Qua ci sono delle belle armature dei. Oh, il pugnale d'Edrico, porca miseria. Super pozioni. Ci sono degli equipaggiamenti ottimi, però non prendo niente perché tanto non ne ho bisogno. Ah sì, a sto punto comunque da quello che si guadagna tanto valeva era ammazzare Mazzoga e prendersi la sua armatura, valeva di più in realtà. Se volete potete farlo, ma io amo sempre finire tutte le missioni in modo ligio. Ok. Quindi torniamo al castello, parliamo col conte, gli raccontiamo. Eccoli che mi hanno visto. Ho ammazzato quello e ho fatto male. Cavolo, no, 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 no. Come si fa? Ok. Ho sbagliato. Vediamo adesso mi è salita la taglia, no? Ok. Ho sbagliato a premere. Per arrendersi dovete fare scudo. E poi parlargli. E così via vi arrendete. Se accetta la resa vi riuscite ad arrendere. Questo qua vuole che andiamo dalla Volpe Grigia per l'ultimo furto, che è una missione interessante che faremo più avanti. No, l'ho buggata. Adesso Mazzoga morirà. Vabbè. No, 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 ragazzi, Mazzoga non volevo che morisse in questo modo, quindi. Perché lei ci ha difeso, allora. Che palle. Facciamo così, va. Ammazziamo questi due. Ok. L'ho fatto non perché sono cattivo e voglio usare i trucchi, ma perché non volevo che mi ammazzassero Mazzoga, cosa che sarebbe successa di sicuro. Così almeno li ho massacrati e non mi sono neanche preso la taglia. Hai avuto successo? Di che cosa parli? Soccorso per Bruma? Sì. Servizio per Lewin? Sì. E vedete, adesso ci dice: vuoi diventare un cavaliere errante? Ma sì, va bene, ok. Diventiamo cavalieri erranti. Dobbiamo uccidere Black Brook. Questa parte non me la ricordavo. Che notizie ti hai? Va bene. Adesso parliamo con Mazzoga. Vero, non mi ricordavo che. A me sembrava la missione finisse con il titolo e basta. Invece non è vero perché c'è una seconda parte. Black Brugo. Andiamo a ammazzare Brugo. Vedete, si è attivata la seconda missione, quindi la prima l'abbiamo conclusa. E quella dei Mazzoga è adesso diventata Cavaliere Bianco, non so che. Cavaliere dello stallone bianco. Andiamo a Telepe. Mi pare si debba essere qui di notte. Adesso vediamo. Guardo bene nel dettaglio la missione. Cosa richiede. Va, esattamente. Sono esattamente nel punto in cui comparirà Brugo. Guardate un po', una bella pietra di quelle rosse. Mi piacciono queste pietre perché se ho fortuna. Niente, non ho fortuna. Allora, fra la mezzanotte e le 6 del mattino. Oni Middas. Speriamo di essere giusto. Lordas. Middas dovrebbe essere tipo martedì, quindi. Adesso attendiamo un po' di tempo, ragazzi. È necessario, lo facciamo per il bene del mondo. Sundas. Questi sono i giorni della settimana, se non ve l'ho mai detto, ma di sicuro ve l'ho detto parecchie volte. E questo è il mese, giorno e anno. In effetti è interessante studiarsi, cioè studiarsi, insomma, leggersi quello che sono le diverse ere, la storia. Perché vengono fuori delle cose carine, si scoprono delle cose interessanti. Ad esempio, tanto dobbiamo aspettare ancora. Adesso siamo nella terza era, come vedete, no? Perché ci sono degli avvenimenti che segnano la nascita delle ere, tipo la prima era e un'era un po' così a cavolo, tipo i primi uomini e cose così. Poi c'è la seconda era, sono degli altri imperatori. E mi pare poi la terza era finisca con la morte di. Vabbè, non vi dico chi, comunque da fine di Oblivion praticamente. Se non sbaglio, perché adesso non mi ricordo bene, quindi. Ok, Mondas.
che forse è il lunedì, no? Quindi, no, non è a me. Mi sa che dobbiamo aspettare ancora un sacco di giorni, vabbè. Continuiamo. Tirdas. Tra l'altro, c'è una missione di una... come si chiama? Una divinità dedrica che richiede una gemma dell'anima nera. E quella lì anche sarà un po' da aspettare perché se, a meno che abbiamo fortuna di capitare il giorno giusto, bisogna fare una procedura un certo giorno. In realtà quella lì la sto... Ecco, Middas. Le 6 del mattino. Middas sono le 3. E cavolo, ho rischiato ragazzi di dover aspettare tutto. Eppure non c'è ombra di questo schifoso che passa tra la mezzanotte e le 6. A meno che sia ancora un giorno prima, perché adesso siamo all'una. Boh. Aspettiamo ancora. 2, 3, le 4, le 5, le 6. Tutto questo è decisamente strano. Ogni Midas fra la mezzanotte e le 6 del mattino. E ho. Mezzanotte, adesso vi apro mezzanotte. Ok. Ci vuole un po' di concentrazione perché non si sa se mezzanotte intenda di quel giorno, di quello precedente. Perché ho fatto alle 9, scusate. Ho premuto per sbaglio. E che ho paura di mancarlo perché poi se no devo aspettare una settimana e sinceramente non ne ho affatto voglia. 12.50. Uffa. Vabbè. Ah, che idiota. Pezzente. Non ho detto a Mazzoga di seguirmi. Non è detto che questo si serva, ma... forse è colpa sua se non spawna. Il nostro Black Brugo. Black Brugo comunque, tra l'altro, è un bandito, capo di una banda. Sì, andiamo, stupida. Che è una banda che si chiama della Freccia Nera, tipo una cosa così. E ha un segno distintivo, appunto. Possono essere delle frecce, non mi ricordo bene. Ma la cosa interessante è che se voi poi ammazzate tanti di banditi di questo tipo qua, nemici vicini. Bene, forse sono loro. Cosa fa sta? È stupida. Ah, c'è uno lassù. Perfetto. Quelli sono, ecco, gli arcieri dell'arco, non l'arco, non lo so, l'arco nero tipo. Se voi ammazzate quelli, prendete questi archi neri. Che culo che è caduto giù. No, non è l'arco nero allora, vabbè, un'altra cosa. Hanno questo segno distintivo che se raccolto vi viene pagato dal conte un bel po' di soldi. Ora aspettiamo. Ok ragazzi, ho effettivamente aspettato parecchio tempo, tipo un mese, ma siamo riusciti ad entrare appunto, abbiamo aspettato e siamo entrati. Quindi, vedo che c'è già un po' di massacro. Ecco Black Brugo, mi raccomando, una cosa che forse non vi ho detto perché ho dato per scontato è che poi dovete entrare dentro il posto, insomma. Vedete che l'arco nero è l'arco nero, quello di cui vi parlavo prima, prendendo l'arco nero... vi verranno dati dei soldi. Poi ha gli stivali dedrici che sono molto belli. Insomma, questo è un ottimo equipaggiamento. Devo dire, chiave di Black Brugo. E poi c'è sto Alonso che. Sì, bisognerebbe fare rapporto. Ma io vi dico, invece di fare rapporto, voi ammazzate per benino. Wow, quante cose belle che hanno. Mi sono ricchi. Ammazzate tutti i ladri, i banditi, in modo tale da avere tutti gli archi neri possibili, così vi vengono dati in un botto solo un sacco di soldi. Poi vabbè, qua dentro già ne ho trovati 400, figurati. Questa sta combattendo con qualcuno, che chi era? Un'altra bandita, questa è una donna però. Bene, di qua abbiamo massacrato. Di qua. Qui c'è un altro arco nero. Le frecce elfiche prendetele sempre perché sono belle e forti. Sbam! Tipo, sono caduto per terra. Ok,
Mi ha fatto cadere come una freccia, non ci posso credere. Bravo, questo era forte. C'è il suo freccio d'argento. E poi c'è l'arco nero qua vicino, eccolo lì. Va bene. Beh, dai, addentriamoci un po' più in profondità già a sto punto. Già che ci siamo, andiamo a vedere se riusciamo a. Ci deve essere un pulsante anche di qua. Oppure non ho premuto bene quello dall'altra, la seconda. Può essere entrambe le cose. Grande ferita, carino. Ah, forse sapete cosa, non ho premuto bene questo. Che ho visto qui, dov'è andare? Tac. Adesso vediamo se si è aperto. Se non si è aperto, ciccia. Balza. Balza, mi sa. Perché di qua non riesco ad accedere. Oh, com'è possibile che non ci sia accesso? Vabbè, comunque ragazzi, se riuscite a trovare il modo, che di sicuro c'è, per andare più in là, proseguite, vi fate il vostro giretto nella rovina a massacrare i banditi. E dopo che avete massacrato un sacco di banditi, vi siete presi un sacco di archi. Fate come facciamo noi adesso, ci andiamo alla città dal conte e ci facciamo pagare. Allora, mappa, conte, vai. Ho impiegato un sacco perché avete visto come un piccolo errore a non farmi seguire da Mazzocca mi ha fatto sprecare una quantità di tempo enorme. Perché ho dovuto aspettare, poi a voi ve l'ho tagliato, per pietà, ho aspettato tipo 10 minuti per aspettare una settimana in Oblivion. Bene, chiaramente è notte, quindi aspettiamo altro tempo, basta, oggi non ho più voglia di aspettare in alcun modo. Alle 9 direi che il conte dovrebbe essere sveglio, perché è un'ora adatta, ecco, infatti è lassù che mi guarda. Bene, buongiorno. Sì, Black Brugge è morto. Tu e Mazzocca siete, ecco, vedete che vi dà un titolo e vi dà anche tipo una casetta dove potete andare, ma la casetta dello stallone bianco. Sono cose inutili che non servono a niente. 100 monete d'oro per ogni arco nero. Archi neri. Sì. Ok, sono pieno di archi neri. Quindi adesso ne ho notati tipo 4 o 5 e mi ha riempito di soldi. Però non mi ricordavo di più di 100, perché 100 non è poi tanto, eh. Trovati 400 solo nella cassa. Ora andiamo da Mazzoga, che è qua. Ha detto al conte: sì, siamo entrambi cavalieri erranti. Anche io sono un cavaliere boss. Discorsi a caso completamente. Perfetto. Se volete vi faccio vedere anche la casetta dello stallone bianco, che è qua. Adesso possiamo entrarci. Prima non potevamo, perché ha chiuso con la chiave. In ogni caso, non è appunto, come vi dicevo, è una catapecchia. E ci hanno fatto cavalieri e ci danno sta casetta. Boh, sinceramente. Tra l'altro, una cosa che vi dico è non usatela come vostra personale casa, perché siccome in teoria potrebbe entrarci anche Mazzocca, quella lì, cose che vedete qua dentro non è detto che poi le ritroviate. Ecco, una bella stanza. Ma insomma, io avrei messo un letto matrimoniale. Beh, no, aspettate, con un orco in effetti forse meglio di no. Comunque, va bene. Questo quindi. Beh, speravo in un arco nero. Questa quindi è la casetta dello stallone bianco, ragazzi. Abbiamo fatto e concluso la missione di Mazzocca l'orco e Black Brugo. Alla prossima. Ciao!